Quella di Biancaneve e i sette nani è una delle più famose favole al mondo, popolarmente conosciuta per la sua stesura da parte dei fratelli Grimm e poi per il film Disney vincitore del premio Oscar nel 1937. Come molti racconti dei Grimm, si ispira alle leggende e alle storie della tradizione popolare tedesca. La versione che viene oggi universalmente raccontata è quella più digeribile da parte di un pubblico non adulto e venne pubblicata per la prima volta nella raccolta dei Grimm del 1857. La fiaba del 1812 è profondamente diversa da quella che tutti noi oggi conosciamo. La matrigna è in realtà la madre di Biancaneve che ha soltanto 7 anni e la vuol fare uccidere per mangiarle fegato e polmoni con sale e pepe. Il principe la conosce nella bara di vetro in un momento imprecisato dell'età della ragazza, che viene risvegliata dal veleno della mela non da un bacio dell'uomo, ma dagli strattonamenti dei servi, stanchi di vedere il principe iracondo a causa dell'amore necrofilo per il cadavere della ragazza. La regina cattiva infine muore uccisa per vendetta da Biancaneve e dal principe, che la invitano al loro matrimonio e la costringono a indossare delle scarpe di ferro arroventato, che prima le bruciano i piedi e poi la costringono a ballare sino a cadere morta per lo sfinimento. Nel 1994 uno storico tedesco di nome Eckhard Sander pubblicò un libro dal titolo «Biancaneve è una fiaba?», sostenendo di aver scoperto la genesi dietro la fiaba dei fratelli Grimm. Per Sander il personaggio di Biancaneve si basa sulla vita di Margherita von Waldeck, una contessa tedesca nata da Filippo IV e dalla prima moglie nel 1533. All'età di 16 anni Margherita fu costretta dalla matrigna, Caterina di Hatzfeld, ad allontanarsi da Windulgen e andare in semi-esilio a Bruxelles. Lì Margherita si innamorò di un principe che sarebbe poi divenuto Filippo II di Spagna, contro il volere del padre e della matrigna. La relazione era infatti politicamente scomoda e la ragazza morì misteriosamente a soli 21 anni, a quanto sembra mediante avvelenamento. I resoconti storici indicano come probabile mandante dell'omicidio il re di Spagna, che si oppose alla storia d'amore tra il figlio e la ragazza e che inviò agenti speciali spagnoli a uccidere la giovane Margherita. Gli elementi contenuti nella fiaba sono presenti, in senso lato, anche nella realtà. I sette nani sarebbero i piccoli bambini che erano schiavi di Filippo IV e che lavoravano per lui nelle miniere di rame. Questi non solo erano costretti a fatiche disumane in giovane età, ma ne risultavano poi deformati da adulti perché denutriti o enormemente provati dagli sforzi fisici subiti durante l'infanzia. La mela avvelenata, sempre secondo lo scrittore, sarebbe riconducibile a un evento storico avvenuto in Germania, che vide un anziano arrestato per aver dato delle mele avvelenate ai bambini, colpevoli di aver tentato di rubare la sua merce al mercato. Non tutti sono concordi con la versione raccontata da Sander. Secondo un gruppo di studiosi di lore, in Baviera, Biancaneve si ispira alla vita di Maria Sofia von Hertel, nata il 15 giugno 1725 a Lohr am Main, in Baviera. La ragazza era figlia di un proprietario terriero, il principe Philipp Christoph von Hertel, e di sua moglie, la baronessa von Bettendorf. Dopo la morte della baronessa, il principe Philipp sposò Claudia Elisabeth Maria von Fenningen, contessa di Reichstein, che non gradiva la presenza dei figliastri e gli preferiva i figli di primo letto. Il castello dove vivevano, che ora è un museo, ospitava un famoso specchio parlante, un giocattolo acustico in grado di registrare e riprodurre la voce di chi gli parlava. Lo specchio, costruito nel 1720 dall'industria dello specchio dell'elettorato di Magonza a Lohr, era un dono del principe alla seconda moglie. I nani nella storia di Maria sono legati a una città mineraria, Biber, situata a ovest di Lohr e nascosta fra sette montagne. Le gallerie più piccole potevano essere raggiunte soltanto da minatori molto piccini, che spesso indossavano cappucci colorati proprio come sono stati rappresentati i nani nel corso dei secoli.
Il gruppo di studio di Lore sostiene che la bara di vetro possa essere collegata alle famose vetrerie della regione, mentre la mela avvelenata possa essere associata con il veleno Belladonna che cresce copioso nei pressi del castello. La matrigna di Maria Sofia Margareta costrinse la ragazza a fuggire di casa, rendendola nei fatti una vagabonda. La ragazza visse alcuni anni nei boschi limitrofi alla Magione, aiutata dai piccoli minatori che lavoravano nelle miniere del padre e morendo infine di vaiolo. L'avversione del volgo nei confronti della perfida Claudia Elisabeth Maria von Fenningen rese la giovane ragazza una martire, morta per l'odio che la donna provava nei confronti della sua fulgida bellezza. La fiaba di Biancaneve è certamente ispirata ad alcuni fatti reali accaduti nella zona della Germania nei secoli precedenti alla sua stesura. Particolarmente notevole è come gli aiutanti magici, in questo caso i sette nani, siano identificati quasi con certezza nei piccoli lavoratori delle miniere tedesche del XVII e XVIII secolo. La storia potrebbe essere, con ogni probabilità, frutto di una commistione di elementi e leggende presi da storie reali accadute a persone diverse e messe insieme in un'unica fiaba.